sono Alessandro Agrati, ho creato Culti ormai 25 anni fa, oggi rappresento la direzione artistica e tutta la parte di sviluppo creativo dell'azienda. Sono stato invitato da Code a progettare e realizzare questo spazio di accoglienza. È stata un'operazione molto interessante, un'ennesima sfida che ho accolto con grande piacere anche perché i partner, gli sponsor di questa iniziativa sono tutte aziende italiane di eccellenza, piccole aziende che io amo considerare tali proprio perché l'eccellenza sta nelle cose piccole che poi sono magari molto grandi nella struttura, ma piccole nell'animo, e mi hanno permesso di poter sviluppare un progetto credo abbastanza innovativo. Non ho voluto fare uno stand, perché di solito nella fiera si pensa sempre agli stand, ho pensato a uno spazio dove poter accogliere, poter far stare le persone a proprio agio, poter parlare, dialogare. Ho pensato quindi a un teatro. Un teatro di vita, un teatro dove poter mettere sedute di vari interlocutori, ognuno di questi aveva qualcosa da dire, da raccontare, e per me la cosa fondamentale era quella di eliminare il gap che di solito si crea, la barriera tra il microfono e la platea. E quindi ho progettato uno spazio dove il tavolo, il grande tavolo del convivio, diventa palco e il palco diventa tavolo, e quindi le persone in qualche modo hanno la possibilità di potersi confrontare con grande qualità, con grande passione. E questi partner avevano come tema fondamentale quello del colore, e hanno trovato un progettista che ha fatto tutto tranne che mettere colore, ovvero per me questo è grande colore, anche se da sempre Culti rappresenta un po' lo stile e il gusto del non colore, e in questo caso ho lavorato sulle palette di tutte le aziende, dalle pietre ai colori ai materiali, cercando di scegliere diverse varianti ma della stessa palette. Quindi sui toni dei sabbia, dei massi, sulle corda, sono arrivato a mettere insieme addirittura quasi 15 colori diversi che però insieme formano una grande nuance. Questo per me è un modo molto interessante che può sembrare a volte un po' neutro, ma in realtà per me ha anche un valore intrinseco elevato, che è quello innanzitutto di far star bene le persone, perché le persone poi sono colore e movimento, quindi a me piace creare degli ambienti dove si stia bene, perché a volte troppo colore può creare, in momenti come questi dove ci devi stare magari per un po' di tempo, può creare un po' di disorientamento. Allo stesso tempo questo è il punto di forza e di valorizzazione per le aziende che fanno del colore e della materia un'arte di vita. Perché? Perché poter mettere insieme con un unico colore diverse tipologie di materia, creare quindi un progetto comunque caldo, avvolgente, è stata una sfida che però è stata poi riconosciuta dalle aziende stesse, che all'inizio ho trovato un po' perplesse, perché quando ho presentato il progetto iniziale di questo teatro monocorda, monocolore, mi hanno fatto arrivare messaggi di grande preoccupazione. Ho chiesto di avere fiducia e di aspettare il risultato, e oggi è stata molto bella questo riconoscimento, ma non tanto per me personalmente, quanto per loro, per far capire come a volte la possibilità di far uscire la materia prima ancora del colore sia fondamentale. È quindi un'esperienza che cerco di portare avanti ogni giorno, che è una cosa che faccio, nei territori di tutto il mondo cerco di interpretare prima il luogo, capire qual è l'anima del luogo, le persone, la cultura, le materie, e poi da lì parto nella progettazione. Quindi progettare per me è un'arte, ma prima ancora di progettare devo concepire un po' la storia di questo code, di questo spazio teatro. Ricalco un pochettino quello che è il mio modo di vedere, di fare le cose, che è quello di capirne prima l'anima, poi dopo dall'anima creo il concetto e poi viene il progetto. Questa è un po' la